Voi pensate che fino all'altro ieri si diceva che i giovani in Italia erano una massa di rincoglioniti della De Filippi, e diceva, beh, allora, per essere una massa di rincoglioniti della De Filippi hanno dato una bella dimostrazione quel giorno, no? No. Veniamo al rapporto, poi magari riprendiamo con ordine, con un minimo di ordine il discorso libro ieri, per poi passare all'oggi e al domani in termini organizzativi e, se vuoi, politico-ideali, no? Dici, ma il test è già stato fatto. Allora, attenzione, il test del 6 ottobre, naturalmente sottolineo quello che ha appena detto Veltri e che è sotto l'occhio di tutti, è evidente, se va male diventa una notizia, se va bene una sorta di sottonotizia, di notizie di serie B collegata al V-Day, diventa una specie di post, di sidecar. Sai quando in motocicletta Grillo guida e sul sidecar c'è la lista civica nazionale che fa il suo navigatore, insomma fa il damo di compagnia in aggiunta, il passeggero. E ero talmente forte nelle mie trasmissioni che non ero visto il posto di là. Dunque, era proprio la voce umana, come direbbe Cocteau, sì, era la voce umana che arrivava nelle case. Torno al punto. Il 6 ottobre, se la stampa, che al momento è l'unica mediazione forte, oltre a internet, discorso laterale importantissimo, ma che per il momento lascio da parte, se la stampa, la televisione, mostra una piazza semivuota e i 4, 8, 16, 18, 24, 500 sfigati di qui sopra, non ci rimette chi ha organizzato, soltanto chi ha organizzato la cosa. È un effetto rebound, come si dice, anche sul V-Day, naturalmente. Perché? Perché viene collegata dalla stampa, in modo, se volete, anche probabilmente improprio, ingannevole, viene collegato un'ipotesi di politica, perché noi parliamo di politica il 6 ottobre, che non attecchisce, e rimaniamo come idea generale, come sentore complessivo, al vaffanculo, che è una cosa importante, è stata liberatoria, è una sorta di, diciamo così, di linea rossa da seguire, rossa non necessariamente intesa come colore politico, ma solo come riconoscibilità, e quindi si fa un passo indietro, ma non noi, un po' tutti. Il problema è che Grillo farà, come sapete, come so direttamente da lui, ma insomma, farà presto qualche cosa sulla stampa. Al momento è la stampa che fa da mediatrice fra quello che succede o non succede in piazza e l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è un'altra cosa, no? Nei confronti della... Quindi vale quello che ha appena detto Veltri, rimane un test, perché è a perdere se non funziona, soprattutto se dalla piazza, dal palco, da quello che è di Piazza Farnese del 6 ottobre arriva un forte messaggio politico di richiesta di riforma complessiva della politica. Se per la riforma complessiva della politica, cosa che ingloba anche le tre petizioni di Grillo, le firme per i parlamentari, perché riguarda tutta la politica, il modo di intendere la politica in questo Paese, a partire appunto dai partiti, che sono la politica, secondo l'accezione corrente, se su una cosa del genere non c'è seguito e non c'è interesse, e addirittura c'è uno sputtanamento truffaldino da parte dei mezzi di comunicazione che non vedono l'ora, per i motivi che sa Grillo, che so io, che sapete voi, cioè perché la stampa è funzionale a uno statu quo di questa classe dirigente. Ecco, se non funziona questa cosa qui, è in un certo senso un'idea forte di politica che vacilla. E l'associazione di idee, non necessariamente giusta, attenzione, ma che io prevedo facilmente, e in un certo senso anche il mio mestiere, lo vedete dai miei libri che escono, come dire, con un contenuto che prevede qualche cosa, non perché abbia la palla di vetro, casomai ho le palle anche abbastanza rotte di come vanno le cose, ma non ho di sicuro la palla di vetro, mi limito a vedere le cose con un minimo di onestà intellettuale, di, se volete, di coraggio, di attenzione, no? Di disinteresse nel senso migliore del termine. E allora io vi dico che il popolo del vaffanculo verrà rimesso nel suo loculo del vaffanculo. Ora, naturalmente questo non vuol dire che ci rimanga,
perché sia internet, il blog di Grillo e tutto il resto, sia l'iniziativa fisica delle persone, prima stavo parlando, come ti chiami di nome? Ecco, stavo parlando con Michele come due persone che parlavano, non come due cliccatori, no, maledetti, e parlavo faccia a faccia, e quindi io sono convintissimo che, esistendo purtroppo un motivo formidabile di protesta, di disagio e di crisi in questo paese, si cerca la risposta, e non sarà l'eventuale fallimento di un 6 ottobre che blocca questa cosa, però verrà interpretato dal filtro dell'informazione, verrà interpretato in negativo anche per il budello. Non so se ho reso l'idea. E del resto, tenere separate le due cose è contro la logica. Forse non è contro un minimo di ordine politico, e dopo ne parliamo dell'aspetto rapporto fra Vudei, 6 ottobre e via dicendo, ma di sicuro è in termini di promotori, agenti, portavoce, chiamateli come volete, della protesta contro questo stato di cose, è per forza messo insieme. Non so se rendo l'idea, è per forza messo insieme, perché quando uno, a meno che non si pensi che ci siano dei delinquenti in circolazione, io ho spiegato a Grillo, guarda che non abbiamo fondato o rifondato il Partito Nazionale Fascista, ma abbiamo creato delle condizioni nazionali su cui tu sei d'accordo dall'inizio. Quindi, ecco, va bene, spero di essere, se devi precisare, se no magari Carlo dice quello che deve dire e io faccio un discorsetto rapido sul libro, anche perché sono uno di quelli che pensa che i libri sì, si possono anche presentare, ma essenzialmente si dovrebbero leggere, ancora meglio rileggere, quindi io poi tenderei a parlare di politica.